Sappiamo che abbiamo dei margini, ce lo siamo sempre detti, e vogliamo avere continuità nei risultati, nelle prestazioni, sapendo che le prestazioni spesso determinano i risultati. Nel tempo sicuramente siamo convinti che le prestazioni determinano i risultati e quindi partiamo da quella base. Vogliamo fare una grande partita, vogliamo essere presenti nella gara, sappiamo che affronteremo un avversario difficile. Ma sappiamo anche che abbiamo tutte le qualità per poter ben figurare in questa partita. E quello che è successo nel passato, insomma, tutti ne siamo a conoscenza, però non credo che possa incidere in quello che succederà nel futuro. Noi stiamo lavorando insieme da non tantissimo tempo, lo stiamo facendo con grandissima disponibilità da parte di tutti, abbiamo tanta voglia di migliorarci giorno dopo giorno, sappiamo che possiamo farlo perché abbiamo le qualità per poterci riuscire. Abbiamo affrontato le prime due trasferte molto insidiose, come lo saranno tutte le altre. Al di là dei nomi che hanno gli avversari, sappiamo che sono tutte partite difficili, che nascondono delle insidie e vogliamo dare un segnale a noi stessi importante, quello di saper essere presenti anche nelle partite in trasferta, come credo lo abbiamo dato nelle due trasferte che abbiamo fatto, al di là del risultato che vogliamo provare a far sì che sia diverso da quello che abbiamo ottenuto in questo inizio di campionato. Ma siamo super concentrati per quello che riguarda la partita che arriva domani, anche perché mi avete ricordato più di una volta che è tantissimo tempo che non si riesce a fare qualcosa di positivo e noi, non pensando a questo, ma pensando che sono 2 giornate che andiamo fuori casa e riusciamo a proporre anche una qualità di gioco buona, ma non riusciamo a portare via i risultati, abbiamo voglia di invertire la nostra tendenza, anche sotto il punto di vista dei risultati e non solo sotto quella delle prestazioni. Avremo tanti giocatori a disposizione, di questo sono felice. Sicuramente farò le scelte che penso siano le migliori per questa partita, sapendo che fuori rimarranno dei giocatori molto forti e che dovranno essere d'aiuto quando verranno chiamati in causa.